hanno protestato. Una trentina di profughi hanno percorso per chilometri la strada statale. Sono al buio, si legge in un cartello. Un corteo improvvisato verso il centro della città, fino in piazza San Giovanni. Hanno lavorato per la pulizia della città nel settore del verde pubblico, ma non sono stati pagati. Spiegano le loro ragioni. Abbiamo bisogno di pagamento. In 3 mesi non abbiamo ricevuto pagamento. Voi non avete preso soldi in 3 mesi? Sì, non abbiamo ricevuto pagamenti. E tra l'altro non possiamo ricevere nessun documento. Se vai dal medico, lui ti dà una compressa, però a parte questo non sa parlare con te perché non capisce l'inglese. Ma non andate dal medico con il traduttore, con l'interprete? Sì, però nessuno parla con noi. Nessuno vuole parlare con noi. Nessuno vuole parlare con noi. E dunque ci chiediamo come possiamo trovare le soluzioni. Come possiamo trovare soluzioni per i nostri problemi se nessuno vuole parlare con noi? Non si risolvono i problemi. 2 settimane dopo, la protesta riparte. Si fermano ad un incrocio in Viale Roma. Vogliono risolvere i loro problemi. Sono lì dal primo pomeriggio. Non parlano in italiano e tra i residenti si diffondono le motivazioni più fantasiose. Secondo alcuni, pretenderebbero 45 euro al giorno ed il servizio internet veloce. Sentiamo uno dei responsabili della locanda, la struttura che li ospita, gestita da una cooperativa. Perché loro stanno protestando perché vorrebbero 45 euro al giorno, non è vera sta cosa? No, assolutamente. Ecco, perché siccome si diffondono delle cose che poi sono anche pericolose da un punto di vista... Hanno diritto a un pocket money che gli viene regolarmente dato una volta al mese, alla fine del mese di permanenza. Non mi ricordo, perché dipende dalle persone, io non so i calcoli, mi pare dovrebbe essere 1,50 euro al giorno, più o meno. Vogliono semplicemente la procedura del riconoscimento dello status in modo più celere. Questo è il problema più grosso che loro hanno. Status di rifugiato? Sì, status di rifugiato. E questo è il problema principale. Fondamentalmente è la richiesta più grossa, quella più importante per loro, è la possibilità di lasciare il centro, andare poi a cercare lavoro, fare la loro vita. E questo però non può essere fatto subito, mi pare di capire. Questo non dipende da me. Certo, dico, però non è possibile farlo subito, cioè chi può farlo non può farlo subito. Non è una risposta che ti posso dare, perché non lo so. È una procedura amministrativa, burocratica, c'è una commissione che deve sentirli. Ma avete cercato di spiegare loro che sono cose lunghe, burocrazie, sì. Insomma. E non. Ha spiegato pure la polizia, perché abbiamo spiegato pure solo noi. A causa della frequenza degli sbarchi è difficile che i centri di accoglienza possano attenersi alle prescrizioni del Ministero dell'Interno che, per consentire l'identificazione o la definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato, prevedono una permanenza di massimo 35 giorni. Qualcuno di noi sta alla locanda da 2 mesi, 3 mesi e 4 mesi. Dipende molto, i tempi dipendono molto dalla commissione. La commissione di Trapani ha attualmente un carico notevole e quindi ritengo che quello è il problema più grosso. Prima di venire alla locanda dove eravate? Before getting to la locanda, where were you? Me? Yeah. Prima di venire alla locanda stavo in un posto che credo si chiamasse Pozzallo. Venite tutti da Pozzallo? Everyone from there or other no. Qualcuno viene da Pozzallo, da Lampedusa, da Siracusa, altri posti. Qualcuno tra di noi ha pulito le strade di Castelvetrano per 2 mesi, ma non è stato pagato, senza soldi. Alcuni lamentavano il fatto che dopo aver lavorato per operazioni di scerbatura, sì, in città non siano stati pagati. È sì, così? Abbiamo, questi sono fondi che il Ministero dell'Interno ci deve versare per poi noi pagare le borse lavoro. E non sono ancora stati versati? Non sono stati ancora versati al Ministero dell'Interno a noi e quindi noi a loro. E, diciamo, sono movimenti che vanno direttamente dal Ministero dell'Interno direttamente alla vostra cooperativa, no, oppure passano attraverso il comune? Al comune. E al comune non sono arrivati? No. Giusto, Eudalio. Ma se stiamo buoni no? Si sta scritto. Ci manco vignaggia, vero? Accogliali mi pigliano i idri perché sono più veloci, più picca, e niente mi piglia accogliali.
Quando è che avete organizzato l'ultima protesta? Circa due settimane fa. E avete visto dei risultati dopo la protesta? No, non abbiamo visto risultati. Ci ho promesso un medico di emergenza. Siccome sono senza documenti, noi gli diamo i nostri indirizzi ufficiali per dargli, per loro ricevere, diciamo, della documentazione che comprovi che questa persona sia in uno stato in cui c'è una difficoltà economica o una guerra, e quindi di conseguenza loro sono delle persone che hanno diritto alla protezione internazionale. Secondo passaggio, i documenti che i familiari gli mandano servono proprio per comprovare questa cosa. Noi li stampiamo in commissione, li stampiamo e li diamo per loro poi portarli in commissione. Questa è l'altra procedura. Hanno richiesto all'interprete nel corso di alfabetizzazione, ma il corso di alfabetizzazione viene gestito dal Ministero della Pubblica, cioè la scuola media fa parte. Vengono due insegnanti, le prime lezioni c'è stato presente l'interprete della locanda in lingua araba o inglese, ma poi la scuola non lo mette perché dice devono imparare l'italiano, non ha senso che traduciamo continuamente. We have some emergency, some people they sick at 3 o'clock at night. When we came, when we came to the reception, we speak with the man. Only sometimes he can't speak, as I tell you before, he can't speak Arabic or. Dice sì. Il problema della persona alla reception che non c'è nessuno che H24 parla la lingua e può fare da interprete, e dunque se c'è un'emergenza c'è da spiegare il problema. Tutto il giorno c'è o quello in lingua inglese o compatibilmente con quello che paga il governo. Manca solo la notte. Ma l'interprete di notte fondamentalmente, normalmente si dorme, non si discute. La locanda è molto lontana dal centro città e dunque se la sera vuoi uscire a fare una passeggiata o vuoi avvicinarti alla città devi camminare attraverso le sterpali, la campagna. Io per esempio da solo ho già ucciso due serpenti. Gli snack sono i serpenti, dice, noi siamo in campagna, se voglio uscire la notte, voglio venire qua in città, insomma, mi è già capitato di dover uccidere due serpenti. Dunque siamo in piena campagna e purtroppo non abbiamo altri mezzi di trasporto, malgrado le promesse. Sì. Ma i serpenti anche per i turisti che fanno? Siamo venuti in città una volta per utilizzare internet e ci siamo resi conto che non l'avremmo potuto utilizzare perché ci hanno chiesto i documenti. Che non abbiamo. I can't in order to speak with my family or to learn. It mean no any line in order to speak with my family or with my friends. How would you speak with them? Would you speak with them on the phone or email or? The email, at internet, Facebook, Skype and like this on. Okay. Ok, dunque dice lui con la sua famiglia corrisponde più che per telefono, anche per telefono, ma più che per telefono con Skype, con email, con tutte queste cose qua. Sì. Cioè, se io non posso accedere a internet, io non posso comunicare con la mia famiglia. E noi qual è il problema? Cosa dobbiamo fare? Non possono sostanzialmente utilizzare internet perché non avendo un documento non possono registrarsi e quindi non è che manchino le strutture tecnologiche per poterlo fare, semplicemente loro non possono collegarsi. Dallo scorso giugno però il governo ha liberalizzato completamente internet e eliminando l'obbligo di identificazione. Teoricamente il documento non servirebbe. È perché voglio chiarire un discorso. Noi non siamo venuti dall'Africa per farci regalare cibo o vestiti. Noi siamo venuti dall'Africa perché lì non abbiamo diritti umani e perché non abbiamo nessun interlocutore presso il governo. When I came from Africa, I'm not came in order to get food or to get clothes. I came because no human rights and I can't speak with the government. As you know, if you want to ask the government, there's problems, and you have some problems with the government. But in this case, I came to Europe. Sta dando le sue spiegazioni circa le ragioni per le quali ha lasciato l'Africa ed è venuto in Europa. E dice, per fare capire perché io sono venuto qui perché in Africa non ho diritti umani e se voglio parlare con il mio governo non mi ascoltano, non c'è governo con cui parlare. Qui c'è l'elenco, la lista scritta dei nostri problemi, guardi. Quando chiediamo, ci dicono che non ci sono soluzioni per questi problemi. Solo su un punto, quello dei vestiti, ci dicono che c'è una soluzione. Però è già passato un mese da quando ci hanno promesso di portarci altri vestiti e ogni giorno ci hanno detto domani, domani, domani. Perché noi non siamo bambini?
chiedigli in quanti sono alla locanda e quanti lavatrici ci sono, per esempio. How many, una cosa qualsiasi. How many laundry washers do you have at la locanda? How many machines to wash your clothes? Machine. Yeah. I think two or one. Quanti di voi le la macchina? Only one. Machine. And how many of you? Maybe for 120 persone. Dice per 120 persone circa, crede, è sicuro comunque che ce n'è una sola di lavatrice. Una sola industriale enorme o piccola? Is it a very big one or a small one? The middle, it's a small one. Dice da casa, piccola, insomma. Da casa. Yeah, maybe when sometimes when you go in order to wash your the clothes, maybe put it and wait for 3 days, sometimes for 4 days, and you can take it. Why do you wait for it to dry? Or? For washing the clothes, sometimes wait for 2 days, 3 days. Dice il turno per arrivare a lavare i suoi vestiti a volte di 2 giorni o 3 giorni. I want to know, me, now I'm in Europe or in Africa, I'm where, I want to know. Because when I came from Africa, it's mean from I my country. I can tell you you're not in Europe, if you thought you were, I'm sorry. I'm sorry. Yeah. Mi ha fatto una domanda, dice mi dispiace per questa domanda, non vorrei farla però gliela faccio. Io vorrei chiederle, ma io sono in Europa o sono in Africa? Anche certa stampa online è molto lontana dall'approfondire questa realtà così difficile e delicata. Un giornalismo superficiale che evita di approfondire, facendo da megafono a discorsi da bar che, inevitabilmente, finiscono per produrre i soliti commenti da stadio e la prevedibile insofferenza che spesso si trasforma in posizioni apertamente razziste. Siamo in realtà di fronte ad uno Stato che non riesce a garantire ciò che promette. E questo su larga scala, viste anche le proteste e i disordini di Bonagia e Caltagirone. Problemi che, sulle spalle di persone che in mare aperto hanno visto la morte con gli occhi, rischiano di diventare esplosivi.